Che cos'è la ginnastica respiratoria? La ginnastica respiratoria è una terapia che viene utilizzata in pneumologia e serve per mobilizzare le secrezioni. Normalmente viene utilizzata proprio nei casi in cui, sia da un punto di vista patologico o magari anche post-chirurgico, si verificano appunto delle ipersecrezioni che devono essere spostate, mobilizzate e portate verso la parte alta dell'apparato respiratorio. AirFill è un dispositivo medico che è stato sviluppato dalla competenza medicale di Flaim. Permette di realizzare due tipi di ginnastica respiratoria. La prima è la cosiddetta PEP, che vuol dire Positive Expiratory Pressure. In sostanza si tratta di una resistenza che viene posta al mio flusso espiratorio. Questa resistenza mi obbliga a effettuare uno sforzo nella respirazione che attiva la muscolatura attorno al polmone e in questo modo facilita il trasporto delle secrezioni verso la parte esterna dell'apparato respiratorio. Oltre a questo è possibile effettuare la seconda tipologia di ginnastica respiratoria, che è la cosiddetta OPEP, che significa Oscillatory Positive Expiratory Pressure. Il mio atto espiratorio non incontra più soltanto una resistenza, ma invece incontra una vibrazione. E questo permette ulteriormente di facilitare il trasporto del muco verso la parte esterna dell'apparato respiratorio. AirFill è un dispositivo che è estremamente facile da montare, si compone di pochi pezzi, possono essere facilmente montati in maniera assolutamente intuitiva. AirFill è stato realizzato in polipropilene, un materiale spesso utilizzato nei dispositivi medici, proprio perché consente la sterilizzazione fino ad oltre 100 gradi. AirFill è integrabile con gli apparecchi aerosol Flaim e può essere collegato con le nostre ampolle della serie RF7 Dual Speed e Dual Speed Plus. In questo modo è possibile eseguire l'aerosol terapia nel momento in cui sto facendo la sessione di ginnastica respiratoria. Grazie all'utilizzo di un apposito manometro, il medico potrà verificare l'andamento della terapia e seguire il paziente nel corso del trattamento.